Ci sono tre domande che mi fate sempre. Prima di tutto, come registri e come fai ad avere i suoni che noi sentiamo diciamo, nelle backing track oppure nei video di recensioni? La seconda è: vogliamo vedere la tua guitar collection? E finché non mi devo vendere i gioielli di famiglia per mantenere i miei figli, ve lo farò vedere in queste settimane. E la terza è: qual è il tuo live rig? Beh, oggi ci concentriamo sul terzo video. Il video appunto quello su il mio live rig. Iniziamo dall'ampli, che vi metto la fotografia in alto così lo potete vedere. L'ampli è un mezza boogie stiletto Deuce 100 watt commutabile a 50, nel senso che la cosa bella è che è commutabile a 50 per ogni canale, nel senso puoi tenere 100 watt sul clean e 50 watt sul distortion, in modo da avere il massimo rendimento appunto delle valvole, alzando anche poco il volume. Cosa che fa benissimo perché attraverso il controllo dell'output regoliamo il volume generale di uscita, mentre quello che è il master e la distorsione si possono aumentare tantissimo. Io il master ce l'ho a praticamente 7 sul distortion, sul canale, secondo canale della distorsione, e con il gain a 8. E quindi ho il suono reale dell'ampli come se fosse sparato come un Marshall, ma ho il volume molto basso, addirittura quasi casalingo. Ho detto un Marshall perché il mezzo boogie stiletto con un po' più di gain è paragonabile a un Plexi, a un Marshall Super Lead più o meno, quindi hanno delle caratteristiche simili. Un po' più scuretto come suono, meno brillante, infatti deve piacere come suono. Però diciamo che si rifà appunto agli amplificatori Marshall. È totalmente handmade, quindi handwired, anche, che vuol dire che tutti i cavi sono stati posizionati a mano negli Stati Uniti, ed è veramente un gran ampli dotato di valvole EL34, che sono appunto molto marshallose. Normalmente i Mesa Boogie high gain vengono forniti di valvole finali 6L6, che sono appunto quelle più americane nello stretto termine. Invece le EL84, scusatemi, sono quelle più British, diciamo, più appunto marshallose. Invece questa è la mia pedalboard. In questo caso è attaccato a un Warwick, un alimentatore più appunto pedana velcro della Warwick, la Gigboard RB23110, che diciamo supporta la ricarica di 4 pedali. Quindi questi 4 sono direttamente caricati dalla pedalboard. E questo qua, il wah-wah della Snarling Dog, che adesso vi dirò anche la particolarità, invece è a pila. Quindi bisogna sempre staccare l'ultimo input, altrimenti ti consuma la batteria. Questa è l'unica accortezza, e a volte non mi ricordo e quindi mi mangia tutta la batteria. Partendo appunto in catena, il primo è il Ball Buster. Non so se molti di voi avranno notato, il Ball Buster è un wah-wah per basso, non per chitarra. Ma perché l'ho scelto? Intanto perché non sta nella posizione che gli dico di stare, e mi va bene, tanto non sono uno di quelli che calibra il suono in base a come è aperto il wah-wah. Ma poi mi piace tantissimo perché il range del vero wah-wah è molto breve, non devo fare wah-wah, muovere tanto il piede, ma basta veramente poco per poter delineare il classico suono wah-wah, che è estremo perché parte da un profondo cupo a un chiarissimo chiarissimo, quindi è molto 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 buono. Mi ricorda un po' appunto il Bad Orsi in questo. E in più abbiamo tre opzioni: lo Shaft, che è quello su cui sono adesso. Shaft era una serie TV degli anni 80 dove il nitro era waka 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 waka, che c'era tanto wah-wah, per quello che non hanno chiamato Shaft. Il Voodoo, vabbè, è inutile che ve lo spieghi, e il White Room.
E neanche questo è il caso di spiegarvelo, però siccome gli altri sono troppo cavernosi, lo shaft è perfetto per lo scopo. Uscito di qua, entra nel Digitech Drop. Questo è un pedale che in realtà io uso semplicemente per gli allievi, perché molto spesso, per due cose. Uno, per gli allievi, perché molto spesso, non so, noi abbiamo una chitarra accordata in standard e c'è da fare switchare domani, quindi di conseguenza nel un tono, cliccando e accendendolo, si accende appunto un semitono di abbassatura e riesco ad avere l'esatta accordatura in mi bemolle senza dover stare a cambiare tutto. E questo vale per pezzi, non so, se sto insegnando Walk dei Pantera, devo scendere praticamente di 2 e via dicendo. Dopodiché passiamo nel Tube Screamer. Questo Tube Screamer praticamente, e non l'ho mai usato, nel senso fino ad oggi, perché prima usavo un altro tipo di setting. Adesso assolutamente il boost del mio ampli, del distorto del mio ampli, passa direttamente dal Tube Screamer, assolutamente il mio pedale per eccellenza in questo momento, che è un TS9DX, che sta per anche turbo, la versione turbo, quello con tutti i settaggi, ma io ce l'ho in modo TS9, semplicissimo, perché non ho bisogno di quella bot per me. Pedale strautilizzatissimo che ho utilizzato, ma che adesso sinceramente non uso più tanto, è il DS1. Questo lo uso più che altro se passo sul canale clean, uso come distorsione questa qua, che ha sempre un bellissimo effetto, con settaggi alla Satriani per intenderci. Non poteva che concludere con il Phase 90, il Phase 90 che lascio proprio il Van Halen mode. Che cosa devo dire del Phase 90? Niente, cioè è tutto detto dalla parola, Phase 90. Adesso vi faccio sentire come suona il mio rig e spero che vi piaccia. Come ho già spiegato nel precedente video, io non ho un vero e proprio clean tone, ma ho il pot del volume abbassato a 3 del pick up al manico, che mi permette di avere un clean. Ok, e invece tirando giù al manico, se sono a 5 ho il mio crunch. O se metto a 10. Lead. Sopra questo lead appunto posso aggiungere il Ibanez TS9, quindi suono molto più corposo. Dopodiché la seconda funzione del drop in cui l'ho settato è avere l'ottava bassa, quindi io ho questo effetto, nota singola con drop con l'ottava bassa, quindi e mi ricorda un bel po' il tutto. Dopodiché il Phase 90, quindi sono, non so, il classico
questo classico push, grazie a questa cazzatina mi avranno tolto la monetizzazione sicuro. Comunque, grazie appunto a Fake Snipey ho questo suono tipico vanalleniano che adoro veramente tanto. Sono sicuro che però il pezzo di pedale che avete visto e su cui siete più interessati è sicuramente il Bolo Buster, proprio per sentire che effetto fa un pedale da basso per chitarra. Quindi andiamo a sentire. Normale. Qualche curiosità per quanto riguarda The Sound, The Machine of Umberto Ronco. Spero che vi abbia interessato, magari abbia anche aperto qualche idea, no? Su qualche idea, su qualche nuovo acquisto da fare sempre su guitarshop.it. E ci vediamo la settimana prossima con un'altra dei video richiesti da voi.